Terravini. Terravini. Bentornati yogi sul mio canale, io sono Yoga con Luna, o se preferite semplicemente Luna, e questa pratica sarà dedicata ai nuovi inizi. Siamo a settembre ed è un mese in cui ci rimettiamo un po' in pista con i nostri obiettivi, le cose che vogliamo coltivare e portare dentro di noi. Quindi questa pratica yoga sarà proprio un inizio dolce. Molti di noi sono fermi dalla pausa estiva, molti di noi non hanno nemmeno mai provato a praticare yoga e questo è un ottimo momento per coltivare qualcosa di nuovo, quindi provare ad andare un po' oltre la nostra zona di comfort, sperimentare un nuovo aspetto di noi. Quindi questa pratica sarà proprio dedicata a questo, ci muoveremo con dolcezza. Possono tornarvi utili due mattoncini per la pratica, per aiutarvi nelle posizioni, non solo a renderle più facili, ma anche magari a sentirle, percepirle un po' meglio nel corpo. Vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al mio canale di YouTube. Questo mi permette di portare avanti il mio lavoro e vi ringrazio. A voi non costa nulla, per me invece è un gesto di grande affetto e io sono grata per questo. Inoltre ogni mese qui sul canale porterò nuove pratiche yoga, quindi se avete qualche suggerimento o qualcosa che desiderate praticare, approfondire, conoscere, scrivetemi qua sotto nei commenti, sarò felice di leggervi. Per la pratica di oggi iniziamo quindi in una posizione seduta comoda. Scegliamo noi la nostra posizione. Io vi invito non necessariamente a stare a gambe incrociate, ma anche a portare una tibia davanti all'altra in questo modo. Portare le mani sulle ginocchia e dobbiamo avere la schiena dritta. Quindi se per alcuni di voi risulta più facile, si può usare un mattoncino. Si va a sedere sul bordo esterno del mattoncino in modo tale che il bacino ruota un po' in avanti e la colonna si può allungare più facilmente verso l'alto. Quindi da questa posizione seduta, Sukhasana, comoda, che sia per noi comoda. Quindi lo yoga non è uno standard, lo yoga non è un preconcetto nella mente, un qualcosa che dobbiamo raggiungere, ma lo yoga si adatta a noi come un abito cucito su misura. Quindi proviamo a percepirci in questo momento, nello spazio, sul nostro tappetino e ci connettiamo profondamente al nostro respiro. Nello yoga il respiro entra ed esce lento, lungo e profondo dalle narici. In questo modo riusciamo a dare uno stimolo di calma al nostro cervello, al nostro cuore, al nostro spirito. Quindi quando inspiro percepisco la pancia e il petto che si sollevano sempre un po' di più verso l'alto e si espandono con questa energia attiva. Sto accogliendo una nuova energia, sto accogliendo qualcosa di nuovo. Quando espiro invece rilasso tutti i muscoli e lascio che ogni tensione, ogni pensiero, ogni preoccupazione si allontani da noi. Lo stato di yoga è uno stato di presenza, quindi cerco di isolare il mondo esterno. Gli occhi chiusi ci aiutano un po' anche a questo. In questo momento ci siamo solo noi. E noi, in ogni istante che respiriamo, stiamo creando nuove cellule, il nostro corpo si rigenera. Quindi quando inspiro, non sono più la stessa persona di quando ho espirato pochi secondi prima. Quindi siamo in costante cambiamento e con lo yoga possiamo fluire in questo cambiamento e imparare che la nostra radice siamo noi, a prescindere da qualsiasi cosa ci succeda intorno, e con questa radice forte e stabile possiamo raggiungere qualsiasi obiettivo. Quando inspiro porto fiducia al centro del cuore, mi affido a questa pratica così come mi affido a tutto ciò che deve ancora accadere. E quando espiro invece butto fuori tutte le preoccupazioni, tutto ciò che conta è il momento presente e noi abbiamo la forza di affrontare ogni cosa. Se solo impariamo a respirare in modo profondo e a fluire nella vita attraverso gli ostacoli. Da qui
Uniamo i palmi delle mani davanti al cuore e con questa intenzione lentamente inizio a scaldare mano contro mano. Quindi percepisco le mani che producono questa energia attiva. Continuiamo ad allungare bene la colonna verso l'alto e non molliamo la nostra postura. Quando sento che le mani sono ben calde, le poggio sulle palpebre chiuse. Inizio a fare dei massaggi, dei cerchietti, prima da un senso e poi dall'altro. Rilasso tutti i muscoli del viso, rilasso la mascella, la mandibola, le tempie, la zona fra le sopracciglia, quindi la mente in questo momento è libera. Lascio andare le dita all'altezza degli occhi, le separo e mi riabituo a ciò che mi circonda. Sciogliamo lentamente le braccia e iniziamo la nostra pratica. Faccio un bel inspiro, allungo la colonna, guardo fra le mani. Quando espiro, lentamente mi lascio andare in avanti, proprio in questa posizione, quindi con la tibia destra davanti alla sinistra, allungo e cammino con le mani cercando un punto lontano e rilasso la testa verso il basso. È come se volessi portare il petto verso terra. Se la terra è troppo lontana, prendo un mattoncino e poggio qui la fronte. Rilasso le spalle, rilasso le braccia e allungo. Porto il mio respiro nella zona lombare. Cerco di non staccare i glutei da terra, rilasso profondamente le ginocchia e magari vedo se riesco a fare qualche passettino in più in avanti. Al prossimo inspiro, lentamente, una vertebra alla volta, srotoliamo la colonna e di nuovo solleviamo le nostre braccia, faccio un bel inspiro, guardo fra le mani, quando espiro mi apro verso sinistra con le braccia, apro bene il busto, l'ombelico verso la colonna, porto la mano destra sul ginocchio e la sinistra dietro, inspiro allungo ed espiro, guardo oltre la spalla sinistra. Qui posso lasciare andare l'orecchio sinistro verso la spalla come se avessi un cuscino qui e rendo la posizione ancora più morbida. Posso chiudere gli occhi, rilasso tutte e due le spalle, lascio andare ogni peso che mi sto portando qui. Sollevo lentamente la mano sinistra, inspiro, guardo verso la mano e allungo il braccio oltre la testa. Qui possiamo molleggiare un pochino. Senza staccare il gluteo sinistro da terra, devo sentire tutto il fianco che si allunga profondamente. Immaginiamo come se volessimo toccare terra con la mano sinistra. Porto il mio respiro in tutto il fianco sinistro e da qui posso lentamente ruotare sotto il braccio. Faccio un bel inspiro e poi espirando ritorno al centro. Da qui facciamo cambio, portiamo l'altra gamba in avanti, nel mio caso la sinistra, un bel inspiro, sollevo le braccia verso il cielo, guardo fra le mani, espirando mi lascio andare in avanti lentamente, esattamente come prima, cerco di trovare un punto lontano con le mani, di lasciarmi andare con il petto verso terra, di non spostare, di non sollevare i glutei da terra, se si sollevano piuttosto torno un po' indietro con le mani, ma devo sentire la colonna che si allunga bene in avanti, chiudo gli occhi, rilasso la testa, faccio un piccolo no con la testa per lasciare andare ogni tensione, resto ancora un bel inspiro e poi lentamente srotolo la colonna, percepisco una vertebra alla volta, dal coccige fino alla cervicale e mi porto su. Al prossimo inspiro, di nuovo mi allungo verso il cielo, ombelico verso la colonna, mi apro verso destra. Trovo un punto lontano e poi lascio andare le mani. Mano sinistra sul ginocchio che fa un po' da perno, inspiro mi allungo, espiro guardo oltre la spalla destra. Cerchiamo di stare bene dritti qui con la colonna, lascio andare l'orecchio destro verso la spalla destra, ancora qualche respiro di profondo rilassamento. Le torsioni nello yoga simboleggiano proprio il lasciare andare il vecchio, quindi qui cerco di respirare, di detossificare corpo e mente.
Stacco la mano destra da terra, inspiro, mi allungo oltre la testa ed espiro, scendo in questa diagonale. Quindi la mano destra va in direzione sinistra, molleggio un pochino dolcemente. Ogni molleggio è come se mi volessi portare sempre un po' più giù con la mano verso terra. Sto qui con il mio respiro profondo, rilasso la testa. Da qui ruoto lentamente per guardare sotto il braccio, inspiro e ritorno lentamente su. Perfetto. Da qui ci portiamo in quadrupedia, posizione di Marjariasana, il gatto. Scusa Shiva. Abbiamo le ginocchia sotto la linea delle anche, prendiamo i nostri mattoncini. E li posizioniamo esattamente sotto le mani, in questo modo. Abbiamo i polsi sotto le spalle. Al prossimo inspiro, porto il dorso dei piedi a terra, inarco la colonna dal bacino fino alla cervicale. Quando espiro, punto i piedi, spingo il tappetino lontano e arrotondo la colonna, faccio una gobba. Quindi inspiro, apro ed espiro, punto i piedi, spingo forte. Svuoto tutto. Devo sentire che il respiro scorre fra le vertebre, le espande, porta energia, porta spazio. Lo facciamo un'ultima volta. Quindi quando inspiro apro e quando espiro punto i piedi, arrotondo bene la colonna. Resto qui, poi unisco i piedi, separo bene le ginocchia e scendo lentamente nella posizione di Balasana, il bambino. Porto le braccia belle allungate, quindi devo sentire le braccia tese che sono qui poggiate sui mattoncini, le spalle che vogliono scendere verso terra e la testa è proprio nello spazio fra le braccia. Percepisco la sensazione del petto che scende verso il tappetino e allo stesso tempo rilasso i glutei verso i talloni, quindi il bacino, le anche sono perfettamente morbide. Faccio ancora un bell'inspiro. Lentamente mi sollevo di nuovo in quadrupedia e da qui punto i piedi, entro nel cane testa in giù. Se ho i mattoncini li uso tranquillamente. Quindi come prima volta, dopo una lunga pausa dalla pratica yoga, i mattoncini ci aiutano a spingere, quindi immagino proprio di spingere il mattoncino, posso pedalare un po' sul posto e ci aiutano a percepire questa sensazione di braccia e schiena lunghe che si allungano proprio verso il cielo e il vertice di questa posizione è l'osso sacro, un po' come se volessi sedermi sul soffitto. Mi rilasso in questa posizione il più possibile, mi concentro sulla parte posteriore delle gambe mentre continuo a spingere bene la terra lontana. Cerco di lasciare andare proprio un tallone alla volta verso il basso, lascio il ginocchio destro piegato e affondo, sprofondo col tallone sinistro verso terra. Da qui posso lentamente ruotare sotto il braccio sinistro, quindi creo una specie di forma di C con il corpo, faccio un bell'inspiro e poi torno al centro e faccio cambio, piego il ginocchio sinistro, mi spingo bene in questo cane a testa in giù, cerco di rilassare tutta la parte posteriore della gamba destra e poi ruoto lentamente sotto il braccio. Se il tallone non tocca terra, non importa, cerco sempre di mantenere questo allineamento. Se ho bisogno, piego entrambe le ginocchia nella posizione. L'importante è che avvicino il busto alle cosce. Torno al centro, quindi ginocchia piegate o gambe tese. Salgo sulla punta dei piedi e camminiamo lentamente con i piedi verso la cima del nostro tappetino. Solleviamo i mattoncini all'altezza più alta. Inspiro, Ardha Uttanasana, stendo la schiena e le gambe. Piego le ginocchia e espiro, Uttanasana. Uttanasana prevede, piegamento dell'ovest, di portare la fronte verso le ginocchia. Quindi inspiro, mi allungo,
ed espiro, rilasso. Anche qui proviamo a lavorare con il nostro respiro, lo rifacciamo. Quando inspiro il corpo forma questo angolo retto e quando espiro invece morbidamente mi avvicino alle gambe. Un'ultima volta, inspiro, mi allungo. Questa volta espirando porto i piedi larghi quanto i fianchi, piego le ginocchia e scendo giù. Mi afferro i gomiti, dondolo a destra e a sinistra. Cerco con la forza di gravità di scendere, di lasciarmi andare sempre un po' di più con la testa verso i piedi. Questa posizione rappresenta la divinità Ganesha, la divinità indiana con la testa di elefante, simboleggia il superamento degli ostacoli e non inteso solo come riuscire a superare gli ostacoli, ma inteso anche come ogni ostacolo che si presenta sulla nostra strada ha un motivo, quindi Ganesha non solo rimuove gli ostacoli, ma te li pone davanti per poter evolvere sempre come persona spirituale. Lascio andare le braccia, al prossimo inspiro rifacciamo un bell'Ardha Uttanasana, quindi stendo la schiena e le gambe e proviamo questa volta a portarci in Uttanasana completo, quindi piego un pochino le ginocchia, porto il busto verso le gambe, mi abbraccio i polpacci e spingo lentamente il coccige verso l'alto. Qui possiamo avvicinare un po' i piedi se c'è più comodo, senza forzare, senza tirare, rilassiamo le spalle e portiamo la fronte in direzione delle ginocchia. Facciamo due respiri profondi, come se fosse proprio un abbraccio. Trattiamoci sempre con dolcezza, non forziamo le posizioni. Lentamente sciolgo, inspiro Ardha Uttanasana. Posso rifare questa stessa variante, posso anche tenermi proprio abbracciato il retro delle ginocchia e restare qui, oppure aggancio gli alluci. Padangusthasana, quindi inspiro, raddrizzo la schiena e le gambe, espiro, apro i gomiti verso l'esterno, anche qui posso piegare leggermente le ginocchia e questa posizione crea un po' una leva con il corpo, quindi magari riesco ad andare un po' più in profondità qui. Due respiri ancora. Al prossimo inspiro di nuovo Ardha Uttanasana, se lo aggancio degli alluci lo tengo ed espirando, ultimissima variante, porto la pianta del piede sul palmo della mano, inspiro, cerco di allungare sempre qui, petto aperto, ed espirando, sempre con i gomiti verso l'esterno, creo questa leva con il corpo e provo a scendere un po' di più, faccio due respiri qui, Padastasana, chiusura verso i piedi, con le mani sotto i piedi. Scelgo la mia variante senza giudizio, rilasso le spalle, sciolgo lentamente, inspiro Ardha Uttanasana e da qui apriamo i piedi in diagonale. Scendiamo lentamente nella posizione della ghirlanda, Malasana, porto i palmi delle mani uniti davanti al cuore, i gomiti all'interno delle ginocchia e spingo bene la colonna verso l'alto. Chi fa fatica può stare qui. Posizione seduta sul mattoncino, molto più facile. Chi invece riesce fa ancora due respiri in Malasana completo. Se i talloni non toccano terra, apriamo, separiamo bene i piedi lateralmente. Quindi devo avere i talloni al di fuori della linea delle anche. Collo allungato verso l'alto, faccio un bel inspiro e uniamo Malasana a Uttanasana. Quindi posso aiutarmi con i mattoncini. Quando inspiro, allungo la colonna verso l'alto. Quando espiro, lentamente stendo le gambe, piedi paralleli, Uttanasana. Inspiro, Ardha. Espiro, Malasana. Lo facciamo altre due volte. Quindi inspiro, Malasana. Espiro lentamente, Uttanasana. Inspiro, Ardha. Espiro, Malasana. L'ultima volta con o senza mattoncini.
Da qui da Malasana allunghiamo bene la colonna verso l'alto e dondoliamo un po' a destra e a sinistra, quindi posso anche sollevare un tallone e poi l'altro, spingo sempre le ginocchia verso l'esterno, posso semplicemente oscillare un pochino, trovo quello che mi dà più beneficio per le anche. Da qui stendo il braccio destro in diagonale e sollevo il braccio sinistro verso l'alto. Non crollo col ginocchio sinistro, faccio un bel inspiro. Chi vuole porta la mano sinistra dietro la zona lombare e cerca di sfiorare la gamba. Per fare questo devo ruotare bene la spalla verso l'alto. Se riesco, ruoto anche il braccio destro col palmo della mano destra verso l'alto e cerco l'aggancio delle mani. Faccio un bel inspiro profondo. E lentamente sciolgo, mi allungo un istante in Malasana, inspiro, vado dall'altro lato, quindi porto bene la spalla all'interno del ginocchio, allungo il braccio sinistro in diagonale, il destro si solleva, il ginocchio destro spinge sempre in fuori. Chi fa fatica può fare anche questo, tengo la mano sul ginocchio e resto qui aprendo bene il petto verso l'alto. Se riesco invece cerco il mio aggancio, la mano dietro la zona lombare, che aggancia la coscia o l'altra mano. Un bel respiro profondo. Rilasso sempre bene le spalle, poi sciolgo. Torniamo nel nostro Adho Mukha Svanasana, il kana testa in giù, questa volta senza mattoncini. Resto nella posizione e pedalo. Spingo sempre bene il coccige verso l'alto, allungo le braccia. Allungo la schiena e respiro. Da qui pianto bene il piede sinistro a terra, sollevo la gamba destra verso l'alto, quello che riesco. Apro il bacino verso l'esterno, piego il ginocchio, porto il ginocchio verso il cielo, il tallone verso il gluteo sinistro. Facciamo un bel cerchio dal basso, inspiro, salgo verso l'alto. Apro bene l'anca, stendo la gamba destra e porto il piede lentamente fra le mani. Sposto il peso del corpo in avanti, se resto qui non importa, se riesco faccio un bel passone, mi prendo il mio tempo. Apro il piede sinistro in orizzontale, salgo Super Virabhadrasana 2, il guerriero 2. Affondo nella posizione. Abbiamo questo ginocchio che spinge sempre bene verso l'esterno, le spalle rilassate, come se fossimo incastonati fra due pareti. Inspiro qui, scendo ancora un po' ed espiro, allungo il braccio destro in avanti, sollevo la mano destra verso l'alto, il braccio sinistro si avvolge nella zona lombare e magari aggancio la coscia. Scendo ancora un po' di più nella posizione, inspiro e torno lentamente al centro, espiro. Da qui l'avambraccio destro va sulla coscia, Parsva Konasana, posizione dei 180 gradi. Il braccio sinistro sale oltre la testa. Per i principianti posso rimanere qui. Per chi vuole può portare la mano su un mattoncino all'interno della gamba. E scende ancora un po' di più. Chi riesce scende direttamente con la mano a terra e anche qui posso trovare il mio aggancio. La mano scivola indietro e il braccio destro si porta sotto la gamba, aggancio le mani. Faccio un bel inspiro profondo. Inizio a guardare verso terra e sciolgo la posizione. Da qui mani a terra, mi porto con le ginocchia a terra. 8 punti Ashtanga Namaskara, quindi mi porto con il mento e il petto verso terra. Posizione degli 8 punti perché ho i due piedi, le due ginocchia e le due mani, sono 6, mento-petto, inspiro, poggio tutto il corpo a terra, ruoto le spalle indietro, salgo per Cobra, Bhujangasana, e espiro, Kana testa in giù. Ok, resto qui nella posizione, cerco di percepire un po' questa prima attivazione che ho creato, posso pedalare o posso stare nella posizione statica. E da qui solleviamo la gamba sinistra verso l'alto,
Cerco proprio di attivare bene la forza della gamba, ruoto un pochino sotto il braccio, piego il ginocchio, lo punto verso il cielo, il tallone va verso il gluteo, un bel cerchio dal basso verso l'alto, inspiro, porto energia nel bacino, stendo nuovamente la gamba e porto il piede fra le mani. Guardo fra le mani, dov'è il mio sguardo, ci poggio il piede, apro il destro di taglio. Vira Bhadrasana 2, guerriero 2. In questa posizione ho le caviglie sotto i polsi. Quindi cerchiamo di aprire un po' la distanza dei piedi. Affondo, bacino che guarda il lato lungo del tappetino, ginocchio che spinge in fuori. Inverto il mio guerriero, allungo il braccio sinistro, lo porto oltre la testa. La mano destra si avvolge dietro, aggancio la coscia, mi godo questa posizione. Scendo un po' di più e vado nel mio Parsva Konasana 180 gradi, quindi resto nella variante semplice, cerco sempre di ruotare un po' il petto, guardo sotto la mano, se riesco scivolo giù con la mano sinistra e cerco l'aggancio delle mani. Giro bene la spalla destra verso il cielo, sprofondo nella posizione. Guardo verso terra e sciolgo da qui. Porto le mani a terra, ginocchia a terra, con i miei tempi. Ashtanga, mento, petto a terra, gomiti stretti. Inspiro, ruoto per cobra. Nel cobra ho i gomiti attaccati ai fianchi e sempre i gomiti leggermente piegati, collo lungo verso l'alto. Espiro, Adho Mukha Svanasana. Questa volta tengo i piedi vicini, vicini, vicini. Spingo bene indietro la posizione. Faccio un bel respiro profondo. Chi vuole rendere un po' più intenso per la parte posteriore delle gambe, avvicina un passettino i piedi verso le mani, ma senza fare questo, ho sempre il bacino che punta verso l'alto. Piuttosto piego un po' le ginocchia e rendo la posizione più morbida. Da qui sale leggermente il piede destro verso l'alto e lo porto fra le mani. Resto col tallone sinistro sollevato, faccio un bel inspiro, salgo nella posizione del cavaliere, quindi ho il tallone sollevato, il bacino dritto, guardo in avanti e le braccia sono fiere verso l'alto. Scendo ancora un po' di più nella posizione, faccio un bel inspiro. Il ginocchio non supera mai la punta del piede in avanti. Al prossimo inspiro, poggio il piede dietro leggermente di taglio, estendo entrambe le gambe. Il braccio destro si allunga bene oltre la testa. Triangolo allungato. Inspiro qui, espirando torno al centro. Ho le braccia belle, lunghe e forti. Con la mano destra è come se volessi afferrare un oggetto lontano. Mi allungo in avanti, scendo come se avessi un volante, un grande cerchio fra le mani. Il petto si solleva verso l'alto. Trikonasana nel triangolo. Qui posso rimanere con la mano sulla tibia, con la mano sul mattoncino, sempre all'interno della gamba che mi aiuta. Se riesco, scendo direttamente con la mano verso il basso. Faccio un bel inspiro profondo. Ed espirando, porto la mano sinistra a terra o sul mattoncino. E da qui proviamo a invertire il nostro triangolo. Allungo la colonna e lentamente sollevo questa volta il braccio destro verso l'alto. Questa è bella intensa, soprattutto se non la facciamo da un po'. Non vi preoccupate. Espirando, torno giù, cerco anche l'altro mattoncino, squadro sempre i fianchi rivolti in avanti e posso rimanere qui. Parsvottanasana, la posizione della piramide, schiena dritta, petto aperto e guardo in avanti. Se riesco, piego leggermente il ginocchio in avanti e scendo giù con la fronte verso il ginocchio. Faccio un bel respiro profondo. Cerco sempre di spingere proprio il fianco sinistro in avanti. Chi vuole
variante un po' più intensa, porto direttamente le mani a terra. Chi vuole può anche portare le dita delle mani indietro e camminare per abbracciare un po' la posizione. La guancia sinistra sul ginocchio destro, senza forzare. Lentamente sciolgo, guardo in avanti, piego il ginocchio destro. Da qui ripassiamo un pochino la nostra Ardha Chandrasana, la mezzaluna. Voglio portare la mano destra al di fuori del piede destro. Mi aiuto proprio con il mattoncino. Sto creando una diagonale. Posso aiutarmi anche con l'angolo esterno del tappetino. Qui ci porto la mia mano destra, la mano sinistra va sul fianco, faccio un passo e inizio a sollevare la gamba sinistra. Quello che voglio fare qui è attivare bene il piede sinistro a martello, ruotare il bacino verso la parete e sollevare, se riesco, il braccio sinistro verso l'alto. Un bell'inspiro profondo. Posizione di equilibrio bella intensa e lentamente sciolgo, ritorno nel mio affondo alto. Questa volta possiamo prendere la variante del guerriero con il piede poggiato a terra, sempre di taglio con i fianchi dritti. Virabhadrasana 1, inspiro affondo ed espiro torsione verso destra, apro le braccia. Qui posso unire i palmi delle mani davanti al cuore. Belli, fieri, con un bel sorriso, sciogliamo la sequenza. Mani a terra, poggio le ginocchia a terra e ripeto il mio 8 punti o vado direttamente nel kana testa in giù. Mento, petto, terra, ashtanga. Inspiro, cobra. Espiro, kana testa in giù. Con i piedi uniti. Faccio un bel respiro, provo a percepire la differenza nelle gambe e da qui sale il piede sinistro verso l'alto, porto il piede fra le mani. Posizione del cavaliere, inspiro, sorgo verso l'alto con fierezza e forza, cerco di allinearmi bene nella posizione per non perdere l'equilibrio, i piedi sono su due binari diversi. Inspiro qui ed espiro, poggio il piede. Triangolo allungato, porto il braccio sinistro oltre la testa, le gambe sono tese, mi sto godendo un bel allungamento del fianco sinistro, semplice, semplice. Torno al centro, sempre con le gambe tese, mi allungo in avanti con la mano sinistra, Trikonasana. Posizione del triangolo, classica, sempre bene il petto aperto verso l'alto. Ho le spalle in linea fra di loro, quindi non sono così, sono allineate bene. Piuttosto piego un pochino il ginocchio davanti. Inverto il triangolo, porto la mano destra verso terra, mi aiuto sempre con un mattoncino se ho bisogno, soprattutto se sono fermo da un po'. Inspirando il braccio sinistro, ruota verso l'alto. Parivritti. Trikonasana, triangolo rovesciato. Inspiro profondamente qui ed espiro il ritorno in avanti. Cerchiamo la nostra Parsvottanasana, la piramide. Possiamo rimanere qui con la schiena bella piatta o scendere. Trovo esattamente la variante che ho fatto prima. Sperimento, magari un lato si sente diverso da un altro e ho bisogno di fermarmi un po' prima da un lato rispetto a un altro. Quindi accolgo anche queste differenze. Lentamente sciolgo e da qui mi preparo per la mia Ardha Chandrasana. Mattoncino verso sinistra. Porto la mano destra sul fianco, mi attivo qui per sollevare la gamba destra e lentamente ruoto. Non molliamo con questa gamba, quindi la gamba spinge sempre verso l'alto, sempre spalle in linea, petto aperto, mano destra verso l'alto, un bel inspiro profondo e poi inizio di nuovo a guardare verso il basso, un bel passo indietro,
Poggio completamente il piede a terra qui, Virabhadrasana 1, inspiro, affondo e apro bene il petto, espirando torsione, apro bene le braccia, unisco i palmi delle mani se voglio, belli forti e sciogliamo tutto, mani a terra, ginocchia a terra, con le ginocchia e i piedi uniti ci portiamo in Balasana il bambino. Lascio andare il petto sulle gambe, allungo bene le braccia in avanti, rilasso completamente le spalle, le braccia, rilasso le gambe, cerco di notare come mi sento in questo momento e al prossimo inspiro lentamente srotoliamo la colonna una vertebra alla volta. Virasana, la posizione dell'eroe. Da qui prendiamoci i nostri mattoncini. Continuiamo ad aprire un po' la zona del cuore e ci prepariamo per Ustrasana, il cammello. Mi sollevo sulle tibie, punto un piede alla volta. In questo modo la posizione sarà più semplice. Vi faccio vedere la variante semplicissima con i mattoncini. Mani sui fianchi. Quando inspiro allungo bene la colonna verso l'alto, ruoto le spalle indietro e qui porto le mani dietro il bacino e come se volessi contrarre un po' i glutei e spingere il coccige in avanti. Tengo il mento verso il petto e sento le scapole che si avvicinano dietro la schiena, quindi chiudo bene i gomiti dietro e resto qui. Faccio ancora due respiri profondi. Chi vuole resta qui, chi vuole può approfondire la posizione. La mano sinistra può cercare il mattoncino, variante facile, o il tallone, variante intermedia. Al prossimo inspiro proviamo a sollevare il braccio destro verso l'alto e mi allungo. Posso rimanere in questa variante. Oppure posso provare la posizione completa, quindi ritorno nel mio Ardha Ustrasana, quindi il cammello piccolino, e provo a rifarlo dall'altro lato, quindi con la mano cerco il mio punto di aggancio, sgancio anche il braccio sinistro ed eventualmente lavoro qui, quindi su un arto alla volta, una parte alla volta. Se riesco ruoto anche il braccio sinistro, cerco i talloni e spingo bene il bacino in avanti. Facciamo due respiri qui. Chi vuole, chi se la sente, può provare a portare il dorso dei piedi a terra. Per uscire dalla posizione, sgancio sempre una mano alla volta. Questa volta però mi siedo verso i talloni, lentamente. Mi porto con la fronte verso le ginocchia, questa volta le mani in direzione dei piedi. Faccio una bella pallina col corpo e faccio tre respiri profondi qui. Lentamente porto le mani sotto le spalle, srotolo una vertebra alla volta la colonna. E compensiamo questa bella apertura con un'altrettanta bella chiusura in avanti. Mi siedo di lato e mi porto il centro del mio tappetino. Paschimottanasana, la pinza. Parto esattamente nel mio abbraccio, come ho fatto in Uttanasana all'inizio della pratica. Quindi mi avvolgo la parte posteriore delle ginocchia, piedi a martello e allungo bene la schiena verso l'alto. Posso tranquillamente rimanere qui. L'importante in questa posizione è avere questo contatto del busto verso le gambe. Chi riesce e pratica da un po' e non si sente particolarmente rigido, scende lentamente con i talloni in avanti, cercando però di non perdere questo abbraccio. Quando raggiungo il mio punto massimo di allungamento, metto magari qui sotto le ginocchia un mattoncino. E posso rimanere in questo modo un pochino più rilassato, sempre con la schiena poggiata sulle gambe, aggancio la parte esterna dei piedi e rilasso qui. Quindi cerco sempre di aprire il petto, rilasso la testa verso il basso
respiro in questo bel allungamento della colonna. Chi invece riesce, è particolarmente flessibile, magari non ha mai smesso di praticare, può scendere nella posizione profonda completa. Cerco sempre di rilassare le spalle lontane dalle orecchie. Se sono già a un buon punto con le mani verso i piedi, posso incrociare le dita delle mani in avanti e rimanere qui. Se anche qui sono già a un buon punto, uso un mattoncino, poggio i piedi sul mattoncino, tengo qui la parte esterna e mi aiuto a lavorare un po' sulla flessibilità. Facciamo altri 3 respiri profondi. Lentamente lascio andare l'aggancio delle mani e srotoliamo una vertebra alla volta. Esattamente nel modo in cui abbiamo srotolato la colonna, ci portiamo una vertebra alla volta sul tappetino, morbidamente. E da qui concludiamo con un bel shavasana, stendo le gambe. Stendo le braccia o i palmi delle mani rivolti verso l'alto e faccio dei bei respiri profondi e completi. Cerco proprio di abbandonarmi completamente nella posizione. Rilasso completamente le spalle lontane dalle orecchie. Lascio che i talloni sprofondino verso terra e resto qui tutto il tempo di cui ho bisogno. Io vi invito proprio a tenere Shavasana dai 5 ai 10 minuti e di utilizzare questa posizione come meditazione finale. Quindi meditazione non significa non pensare a niente, perché sarebbe impossibile. Shavasana è difficile proprio perché il corpo è obbligato a stare fermo qui. E a volte stare fermi, lasciarci andare, sentirci vulnerabili è la cosa più difficile, proprio riuscire a metterci uno stop. Shavasana, posizione del cadavere, ci invita a fare questo. E quando abbiamo uno stop obbligato, la nostra mente si riempie di cose da fare, di pensieri, di dubbi, di preoccupazioni, di cosa ho fatto ieri, di cosa devo fare domani. Non siamo assolutamente nel momento presente, quindi questo è un invito a respirare, a tornare in connessione con questo respiro lungo e profondo, osservare ogni pensiero che insorge, dove percepisco questo pensiero nel corpo, sotto forma di quale sensazione. Posso immaginare di respirare attraverso questa zona del corpo e dolcemente abbandonare, lasciare andare. Lascio andare questo pensiero e sento come il corpo si rilassa sempre un po' di più. E quindi restiamo qui tutto il tempo che ci serve. Potete anche mettere in pausa il video. Ogni volta che insorge un pensiero, non ci giudichiamo, è naturale che sia così. Lentamente, con dolcezza, lo lasciamo andare e ritorniamo a questo momento presente, l'unico vero momento che esiste. Corpo, mente, spirito in quest'unione che chiamiamo yoga. E lentamente iniziamo a muovere le dita delle mani, le dita dei piedi, ruotiamo i polsi e le caviglie. Portiamo un piede alla volta sul tappetino, apriamo le braccia lateralmente e possiamo oscillare un pochino a destra e a sinistra, quindi massaggiamo proprio bene la nostra zona lombare. Posso dondolare anche un po' con la testa qui. Solo quando me la sento mi porto su un fianco destro in posizione fetale, lascio la parte sinistra del cuore,
tutto lo spazio di cui ha bisogno. E solo quando me la sento, srotolo lentamente la colonna, tengo sempre gli occhi chiusi, mi aiuto con le mani, srotolo a partire dal fianco e cerco una posizione seduta che sia per me comoda. Può essere la stessa dell'inizio della pratica, così come no. Porto le mani sulle ginocchia, allungo bene la colonna verso l'alto e cerco di osservare come mi sento in questo momento. Concludiamo con un piccolo esercizio di pranayama, respirazione, una respirazione quadrata. Quindi inspiro per un tempo di 3, sto in apnea per un tempo di 3, espiro per un tempo di 3, apnea per 3 e ricomincio sempre dalle narici. Se 3 è troppo breve come periodo, possiamo provare ad allungarlo a 5. Utilizzo con controllo l'aria, quindi lentamente inspiro, mi espando. Trattengo. Lentamente espiro, svuoto, trattengo. Lo facciamo ancora una volta insieme. Queste apnee nello yoga simboleggiano il silenzio della mente. Torno a respirare in modo naturale e osservo come mi sono sentito in queste pause, in questi silenzi. Uniamo i palmi delle mani davanti al cuore nell'Anjali Mudra, questo gesto di connessione profonda con noi stessi, e cantiamo insieme la Om una volta. Inspiro profondamente. Mani al centro delle sopracciglia, lentamente riapro gli occhi. Namaste. Grazie mille di cuore a tutti. Vi ricordo che potete abbonarvi qui al mio canale di YouTube per supportare il mio lavoro a un costo veramente irrisorio. E se volete praticare con me, sono disponibile per lezioni online. Potete contattarmi nell'info box, alla mia mail, oppure visitare il mio sito www.yogacolluna.com. Al prossimo video. Grazie.